tutti, benvenuti su Info Flash. Anche a voi è andata via la luce ieri? A me è successo mentre preparavo la cena. A essere precisi, stavo microondando un burrito mezzo... Sapete più vedere. Sostituite le vostre gambe. Non capisco. La Rasak non ha già abbastanza uomini? È un piacere conversare con lui, lo so, ma devo rubartelo per un secondo. Ma che stai... Perché? Che ci facciamo? Non c'è tempo da perdere, Lee. Lo scoprirai presto. Ho ottenuto anch'io alcune informazioni. Sai che ci teneva di più a onorare la memoria di Arasaka-sama con la parata? Il suo assassino. L'ironia mi dà il volta a stomaco. Cosa ci guadagna Yorinobu? Non sembra uno a cui importi molto della tradizione. Infatti è così. La tradizione giapponese è solo una parte. Yorinobu farà mostra del suo potere. I carri saranno sicuramente bellissimi, ma i più attenti ci vedranno anche un messaggio per i suoi nemici. E che messaggio sarebbe? Eccomi a Kunindomo. Fate attenzione.
Non va per il sottile, eh? Non vedo come possa esserci utile. Mi è venuta un'idea. Guarda il cielo. I carri da sci passeranno precisamente da qui. Se riuscissi a salire sul carro di Hanako-sama, potrei parlare con lei in privato. E come ci sale? Beh, saltando, ovviamente. Vi. Ti aspetti davvero troppo, Goro. Non riusciresti a farlo nemmeno se avessi ancora i tuoi begli impianti. Ho pensato a una soluzione. Mentre tu pensavi ai tuoi loschi affari, io ho scoperto qualcosa sui cari. Li tengono tutti insieme in un posto, il parco industriale dell'Arasaka. È lì che li preparano. Dobbiamo solo infiltrarci nel complesso, trovare il carro giusto e infettare il sistema con un virus. Poi tu potrai disattivare i sistemi di sicurezza prima che io mi infiltri dentro. Ci sono molti modi per farlo. Servirà... So cosa serve. Me ne sono già occupato. Ho uno Shad infetto. Non è costato poco, ma quello che me l'ha venduto mi ha garantito che funziona. Dove hai preso lo Shad? Al di là del canale. Kabuki? Allora forse è un programma quasi decente. E se non lo è, ho qualche asso nella manica. Buono a sapersi. Dobbiamo continuare. Prendere il controllo del carro è un primo passo, ma non basta. Mi preoccupa la sicurezza, e in particolare i tiratori. Sarò un facile bersaglio. Ma forse ho la risposta. Okada-san ha parlato di telecamere in città. Se otteniamo l'accesso, vedremo esattamente dove sono i tiratori. Potrai occuparti di loro in anticipo. È un buon piano. Non hai niente da obiettare? Sarà piuttosto rischioso. Sì, beh, mi ci sto abituando ormai. E ora, che ne direste di un piccolo test? Dobbiamo provare lo Shard. La sala controllo delle telecamere è di fronte a noi. Devi accedervi e infettare la rete. È tutto qui. E nel frattempo tu cosa farai? Ti berrai una birra? Non tocco alcol. In servizio. Ti coprirò le spalle. Adesso, dati da fare. Funzionato! E? Fatto. Il sistema è nostro. Lo Shad funziona. Bene. La parte più facile è fatta. Infiltrarci nella zona industriale dell'Arasaka non sarà una passeggiata. Ma prima di discuterne... Siediti, non ho mangiato niente da ieri. Dammi il meglio che c'è sul menu. Oggi vi consiglio sicuramente gli yakitori. Qualsiasi cosa che non sia cibo locale, per favore. Ci vediamo domani. Non avrei mai pensato di dirlo, ma questo stronzo dell'Arasaka può essere utile. È un cane ben addestrato, basta dargli degli ordini. Poi, appena non ci serve più, lo facciamo fuori. Piano, Johnny. Per te sarà anche uno stronzo dell'Arasaka, ma Goro non è cattivo. Non è cattivo? Cazzo, era la guardia del corpo di Saburo Arasaka.
Credi che sia arrivato lì per i suoi occhi dolci? Ma che roba è? Yakitori. Ok, ho tracciato un piano. Uno, ci infiltriamo nel parco industriale della Arasaka. Uno e mezzo, hackeriamo il carro di Hanako-sama. Due, durante la parata, con il mio aiuto, tu elimini tutti i cecchini. Tre, io salgo sul carro. Quattro, convinco Hanako-sama della verità. Dimentichi il 5. Oda ci fa fuori e piscia sui nostri cadaveri. Sarà a non più di un metro di distanza da Hanako. Oda non oserà mai alzare un dito contro di me. E contro di me? Quello è un altro discorso. Ti consiglio di stare alla larga da lui. Beh, sembra una missione suicida, ma ho fatto anche cose più stupide. Cose più stupide che derubare Arasaka? No, più di quella ancora no. Fisso standard piuttosto alti. Ora devo andare. Bisogna fare una ricognizione. Che fai? Ti animo... Vengo con te. Sei uno straniero in terra straniera. È vero. Servono le tue mani, abilità e mentalità da ladra. D'accordo. Questo lo faremo insieme. Cuoco, alza il volume! Alza! Io rimango. Delle incarne nostre forze ossa. Di sicurezza attive a Night City. La presidente Myers l'ha definita. Ha eliminato l'ultimo ostacolo tra sé e una provocazione assoluto. E loro? Loro gliel'hanno concesso. Allora ditemi, come definire l'omicidio di mio padre? Non è stata forse una provocazione? Non è stata... Arasaka, un impero costruito per durare. Prima che Yorinobu gli desse fuoco dall'interno, è iniziato tutto con lui. Le fazioni, le lotte di potere, tutta questa... Xo. Perché Saburo non l'ha impedito? Non riesco a capire. Poteva accorciare il guinzaglio a suo figlio. Arasaka-sama era un uomo forte e disciplinato. L'uomo più forte che abbia mai conosciuto. Eppure, nel momento più importante, si è mostrato debole. Per Yorinobu? Per sua figlia. Quando Yorinobu ha messo insieme la sua banda... e dichiarato guerra alla sua stessa famiglia, Arasaka-sama poteva annientarlo in un attimo. Ma non l'ha fatto, perché non voleva fare soffrire sua figlia. Quando Yorinobu è tornato con la coda tra le gambe, è stata lei a convincere suo padre a dargli un'altra possibilità. Capisci? Hanako-sama ha salvato Yorinobu dalle conseguenze delle sue azioni. Aspetta, pensi che lei c'entri con l'omicidio di Saburo? Penso che siamo tutti colpevoli. Ci siamo lasciati ingannare, ma presto sistemeremo le cose. Vieni con me. Certo, perché no? Andiamo via da qui. Spero che abbiate gradito. Tornate presto. Segatura e plastica. Vieni.
Ho trovato un buon punto di osservazione. Dobbiamo arrampicarci qui. Ora da questa parte. La fortuna è dalla nostra. Sembra che non ci sia nessuno oggi. Peccato. Questo sarebbe un bel panorama sulla città, se... Sì? Se ci fosse qualcosa da ammirare. Odi così tanto Night City. Forse ho solo nostalgia di casa, sai. Ora tu cerca delle vulnerabilità, dei punti deboli, mentre io penso a un diversivo. L'Arasaka non deve sapere cosa abbiamo in mente. Un piccolo sabotaggio è quello che ci serve per sviare la loro attenzione. Da sinistra c'è la visuale migliore. Io mi metto qui. Questo vecchio mirino dovrebbe essere utile. Vogliamo iniziare? Facciamolo. Non c'è tempo da perdere, vi. Una passerella, ma è sorvegliata. La useremo per entrare se non troviamo un altro modo. Il trasformatore vicino al muro, lo vedi? Possiamo usarlo per salire. Torrette mimetizzate. Come ultima risorsa, non vorrei morire lì. Condotti, li vedi? Possiamo usarli per entrare. Non sta andando male. Continuano ad arrivare camion. Ne vuoi rubare uno? Antenna. La sicurezza potrebbe essere in quell'edificio. Perfetto per un sabotaggio. Vedo il sistema di comunicazione. Un sacco di guardie. Potrei usare le comunicazioni come diversivo.
quello sembra un tunnel di servizio. Forse porta ai depositi. Ho visto tutto. Abbiamo quello che cercavamo. Allora, vogliamo procedere? È quello che hai detto prima di entrare nel Compiti Plaza? Voglio avere la certezza di non avere trascurato nulla. Conviene aspettare e osservare. Se non succede niente di insolito, allora sì, vogliamo procedere. Ha senso. Accomodiamoci. Cosa? Niente movimenti bruschi. Hai visto? Il gatto. È un bel felino. Pensavo non ce ne fossero più in città. È il primo animale che vedo a Night City. A parte gli scarafaggi, ovviamente. Sono spariti prima gli uccelli, poi i cani. I gatti hanno resistito più a lungo. Magari è un pacheneco. Rilassati, è solo un gatto. Forse, forse no. Mia nonna conosceva molte storie su kitsune, kappa e pacheneco. Dov'è che sei cresciuto? Nei bassi fondi di Chiba 11. Una volta, quando cercavo disperatamente di andarmene da lì. Brutti ricordi spazzati via dal tempo. Rimpiango solo un'infanzia semplice. La mia infanzia, vediamo. Montare il mio primo bobber e sfrecciare tra le colline. Il mio primo bacio in mezzo a un campo di mais sintetico. Ricordo l'odore chimico del canale dove noi ragazzi lavavamo le nostre magliette. A volte i trasporti cooperativi passavano dai bassi fondi. La Lasaka sceglieva alcuni bambini, ma solo quelli puliti. Per cosa gli servivano? Per trasformarli in soldati. Quando mi hanno scelto, pensavo di avere vinto la lotteria. Nell'esercito ho ottenuto tutto quello che mi mancava. Disciplina, pasti regolari e, una volta dimostrato il mio valore, una educazione. Hai fatto quello che dovevi per mangiare. Sento che mi stai giudicando, eppure non ne hai alcun diritto. Contrariamente a te e al tuo amico Wells, non ero arrogante. Non ho preso la via più facile. Non ti stavo giudicando. Non è vero. Tu ti opponi alle corporazioni, ai loro ordini e al loro mondo in modo irrazionale, senza però offrire un'alternativa. Guardati attorno. Eccolo, il tuo mondo corporativo nel suo glorioso splendore. Mi mostri strade luride come se non esistessero altri mondi, come se non ci fossero altre possibilità. E che mi dice delle milioni di persone che lavorano per la Lasaka in cambio di sicurezza e di stabilità? E i reietti dei bassi fondi di Chiba 11? Sono lì, sempre in cerca di cibo. Anche quello è stato deciso dalle corporazioni. Non possiamo sistemare tutto in una volta. Hai dimenticato cosa è successo al Tom's Diner? La gente odia i corporativi. E non li biasimo. Ho molti rimpianti, ma rubare alla Arasaka non è uno di questi. A volte vorrei diventare nomade, lasciare questo mondo e dimenticare tutto. Si può sempre cambiare. Come che dite?
Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Sai cosa penso? Che cosa? Che quel giorno a Compeghi abbiamo entrambi perso qualcuno di importante. E nessuno di noi l'ha accettato. Quindi cerchiamo il conflitto e siamo ansiosi di litigare. Non presumere di sapere come mi sento. È compito dei vivi espiare i peccati dei morti. Hanako-sama ci aiuterà nella nostra missione. Oppure si assicurerà che moriamo per davvero. Sembra che il Bakeneko si sia stancato di noi. Troverà di sicuro la sua strada. E noi anche. Credo sia giunto il momento di fare qualcosa, eh? Oh, cazzo, sta peggiorando. Non hai un brutto aspetto. Faccio vivo io, il diversivo. Quella tocca a me. Sono dentro. Bene, cerca di entrare nel deposito. Io attirerò la loro attenzione. Thank you.
Scalato il condotto, adesso entro. Anche qui tutto bene. Ho appena evitato una pattuglia. Ok, ci sono. Trova il carro più grande. Sono controllati. Potrebbe esserci un terminale qualsiasi. Capito. A te come vanno le cose? Bene. Raggiungo la sala controllo e creo un po' di confusione. Molto bene. Sono pronto. Quando avrai finito, manderò in crisi i sistemi.
Thank you.
armata!
ora che c'è. Getta l'arma e fatti vedere! Interrompo la missione.
Ti troveremo, costi quel che costi. Cos'è stato? So che sei qui, lo sento. Thank you.
Ma certo. Giocattoli grandi per bambini grandi. Ok, possiamo fare quello che vogliamo con il carro. Puoi anche usarlo per andare a Tokyo. Ah, non è una cattiva idea. Ottimo lavoro. Ora tocca a me. Vedi, questo sì che è un diversivo. A chi il tetto sta? Lì, il tetto! È la tua via d'uscita. Ci sono degli edifici più bassi intorno. Usa il crescente. Funzionato. Ottimo lavoro, Vi. Ok, e ora? Ora torniamo nell'ombra e ci armiamo di pazienza. Ti contatto prima della parata. Fino ad allora, cerca di non cacciarti nei guai. Come se non ne avessi già abbastanza. Thank you.
Thank you.
cameriere. Certo. Stai bene? Lilith ha celato il decimo cerchio agli occhi degli antenati. Che cazzo è? Ho un brutto presentimento, V. Meglio guardarsi intorno.
sbaglio. Thank you.
Regina, come descriveresti Watson? In due parole. I giapponesi hanno costruito kabuki, ma ci vivono per lo più cinesi. La zona nord era ricca di cromo, ma ormai è ricoperta di ruggine. Abbiamo un intero acquario di corporativi e non è una metafora. Sai cosa ottieni se sommi tutto? Due parole non bastavano, eh? Watson. Lavoravi nei media, vero? Non era difficile capirlo, ma devo riconoscere che hai intuito. Perché hai smesso? Non ho mai smesso, in realtà. Le informazioni sono un'arma, V. Sono solo passata a un calibro più grosso. Ci si vede. Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono.
fino alle bancarelle. Sta attento, ok? Secondo te può reggere? Chi se ne frega? Tra poco inizia la parata. Sì, sembra proprio una peccata. Ti, appena in tempo. Goro, se vuoi buttarti, c'è un servizio H24. Puoi chiedere aiuto. Non è divertente. La parata sta per cominciare. Ho sistemato i dati di Okada-san. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Per iniziare, il malware funziona davvero. È molto meglio del previsto. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Ci sono vari modi di raggiungerli. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Il secondo è più difficile. Dovrai salire. Il terzo, invece, si nasconde sulla passerella sopra la strada. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Se ti notano, bam! Addio, ladra. Se questo ti sembra pericoloso, pensa che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. L'ultima cosa è quella che temo di più. È tutto chiaro?
Sei pronta? Sono pronta, ma la domanda è, tu lo sei? Ho ideato io questo piano, no? Tralasciando un elemento fondamentale, il tuo amico, Oda. Oda è un uomo d'onore. Non oserà alzare un dito contro di me. Forse, ma ti avvicinerai ad Hanako all'improvviso. Non hai tutti i torti. L'istinto e i riflessi prevalgono in momenti del genere. Quindi? Quindi spero solo di essere ancora più veloce di lui. Fa attenzione, Goro. Io vado. Allora diamoci da fare. Devi raggiungere tutti i tiratori prima che arrivi il carro di Hanako Sama. Non se ne accorgerà nemmeno. Non aveva senso cercare di salvarla dopo che l'aveva quasi mozzata. Già. Thank you.
Goro, ho fatto fuori il più vicino. Riconosco quel bestione. Adam Smasher, bastardo. Il tipo che ti ha ucciso? Tipo? Quello stronzo è a malapena umano. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Dovrai accontentarti. Come se a perderci fossi tu. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. Che Takemura non ti... Merda! Per poco non cado! Fa attenzione, non farti vedere. Te l'avevo detto.
Come dicono i militari, bersaglio a terra. Fa piacere sentirlo. In fondo alla stanza c'è la porta delle scale. Buongiorno. Stai solo peggiorando le cose! Vieni fuori! Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. E se non ce la fai, la passerella alla tua destra. Occhio ai propulsori dei carri. Se non vuoi andare a fuoco, tieni giù la testa.
mai possibilità di... Thank you.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Sembra proprio di sì. Ottimo. C'è ancora un problema. E quale sarebbe? La vetrana della Rasaka ha preso il controllo di tutte le reti. Toglierla di mezzo, altrimenti è impossibile dirottare il carro. È nascosta in un palazzo in costruzione, vicino alla seconda postazione dei cecchini. Ok, sto andando.
troppo lavoro. Fai una pausa. Merda! Mancavi solo tu! Io non devi starti troppo! Stai lontana dalla sua lana! Carriera come fosse tua! Avresti dovuto lasciar perdere e andartene! Non me la risparmi! Attenta, si mimetizza. Fai attenzione alle variazioni di luce. Anche tu te la sei cercata. No, non dovevi farlo. Avrebbe fatto lo stesso con me. L'hai visto, no? Non lo dimenticherò. Non dovrebbero più esserci ostacoli ora. Procediamo.
Ok, fico. Online nel sistema. Anako è dentro. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, credo. Cerca di ascoltare. Non dimenticare di disattivare gli alarmi. Devo poter entrare. パレードチュストレバー噂の弟子だと思われる噂誰のあなたの俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父さんを追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物ではみんな役割がある一子は文句言ってないぞだがお前が言うなら中止してもいい全員やめだお前の安全が第一だからな頼信やり終えましょうありがとう花子せっかくの指揮官だやり終えなければ悔いが残るゴロシステムディザティバートオーラオンマイピューお父様花子様あなたはお許しをどうか話だけでもお聞きくださいお父上は父のことを口にしないこれが俺にできる最後のご奉仕なのです三郎様の死について真実を明かすことが花子様ご無礼を働きたくはありませんしかしビコーリメッドマルダレアスパラートComunque sia, ora siamo davvero fottuti. Sapevo che non potevamo fidarci. Dov'è finito il guinzaglio? Dobbiamo andare subito via. Cazzo! Vieni fuori con le mani in alto! Lì, sei al sicuro? Sì, per ora sì. Ti sei bevuto il cervello? Ho già tempo per spie. Dobbiamo vederci. Dove sei? In un complesso di appartamenti abbandonati in Wine Street. Secondo piano. Numero 303. Bussa quattro volte. Presto. Sono in ordine. Stiamo per andare in onda. Jordan di N54 News in diretta da Japantown, dove oggi, durante una parata commemorativa in onore di Saburo Arasaka, si è scatenato il caos. Testimoni oculari. Ciao V, è un po' che non sento gli attacchi di cyber psicopatici. Credo che sia il caso di chiudere i nostri affari. Passa di qui quando vuoi, ne parliamo di persona. Al momento non abbiamo altri dettagli. La Arasaka non ha
temevo che ti avessero preso. Ora mi dici che cazzo ti è saltato in mente? Ho usato un sedativo. Ho provato ad attivare il suo tracker. Non avevo scelta. Le ho offerto del tè. Hai rapito Hanako Arasaka e le hai offerto una fottuta tazza di tè. Eh sì, ha rifiutato rispettosamente. Dille la verità, su Yorinobu. Non divagare. Esponi le tue condizioni con chiarezza. Forse a te darà ascolto. Ero lì quella notte al Kunpeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. È una menzogna. Tuo fratello ha mentito. L'assassino è Yorinobu. Sei pazza se pensi che io creda a queste assurdità. Il fatto è che non voglio mollare e non ho niente da perdere. Ho il prototipo del vostro relic infilato in testa. Per puro caso ha fermato un proiettile e mi ha tenuto in vita. Ma ora... ora mi sta lentamente uccidendo. Uno dei vostri engrammi di personalità sta sovrascrivendo la mia psiche. E se ora non riesco a fermarlo... beh, per me finisce male. Hanako-sama, V è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarla con il relic. Hanako-sama... hai sentito? Va, controlla. Ho davvero un brutto presentimento. Ultima occasione di andarcene. Takemura, non posso lasciarlo. Andiamo, lì. È spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Resta giù e tieni gli occhi aperti. Sono nel corridoio.
Maledizione! Siamo esposti! Contatto nemico! Ma che... Non azzardarti a svenire, cazzo! Non ora! Forza, lasciamo questa cazzo di città! Secondo te questi motel li fanno apposta per noi principi degli sfigati? Cesso intasato, siringhe sotto il materasso, condizionatore rotto. Sul serio, chi cazzo viene qui a dormire? Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. A che cazzo serve un motel in mezzo al nulla? Te lo dico io a chi dorme qui. Già, solo 2 sfigati del cazzo. Ho pensato al peggio quando Goro ha rapito Hanako. Visto? Questo è quello che succede se fai incazzare una corporazione. Pensi di aver fatto una stronzata. Invece sei proprio nella merda fino al collo. Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta, senza preavviso. Non ho voglia di fare la fine di Takemura. Sentito? Auto. A quest'ora, qui. Cazzo. Uno solo. Dito sul grilletto, vi. Non fiatare. Ho un messaggio per B.
non toccare la porta. Svegliati! Chi c'è? Ho detto chi c'è! Vuoi che ci senta tutto il motel o mi fai entrare? Sono armata. Non fare cazzate. Finalmente. Oh, quello sul muro è sangue. Sì, prima questa fogna aveva una stella in più. Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sta per cominciare. Che cosa? Una doll. O una proxy. Devo mettere bene in chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazza, ma... Hanako, sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Peccato che non ti sia convinta prima. Goro sarebbe ancora vivo. Se vuoi parlare di lui, sappi che ha fatto di tutto perché potessimo avere questa conversazione. Ciò esige rispetto. Va bene. Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Hai già deciso, è così? Non sei nella posizione di dettare condizioni. E se io ti obbligassi a collaborare? Dovresti mandare un esercito di proxy per farlo. Se stiamo parlando, è perché sei da sola. Non hai nessun altro a cui rivolgerti. Questo è vero. Detta le condizioni. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi, uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Psiche digitalizzate. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai la salvezza. Non senza una conoscenza approfondita del relic e del processo di creazione dei costrutti. Quello che so dei costrutti è che uno mi sta uccidendo. Non ho idea di come sia finito sul relic, né come rimuoverlo. C'è solo una possibilità. I Soul Killer. O meglio, la versione più nuova e potente. Devi procurartelo. Io? È tecnologia vostra? Una tecnologia che mio fratello nasconde persino alle persone più fidate. Su questo ho le mani legate. Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dalla Arasaka dalla porta sul retro. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora? Ti mando il mio numero privato. Contattami se ottieni altre informazioni su Soul Killer. E solo allora. Da questo momento dobbiamo agire con estrema cautela. La mia parte l'ho fatta. Sai cosa? Cosa? Forse preferivo l'imboscata di soldati dell'Arasaka.
Già, almeno con quelli ci abbiamo già avuto a che fare. Ma questo è qualcosa di nuovo. Mi fa piacere che lo sai. Corriamo sul filo di un rasoio molto affilato. Certo che la corpo stronza è tagliata per il teatro. Ma che... Merda! Stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla bla bla, fanculo la rasata. Bla bla, distruggere il Mikoshi. Stai proprio diventando me. Mi sa che hai ragione. Litighiamo come una vecchia coppia sposata. Dovremmo cominciare a fidarci l'uno dell'altra. Sei pronta? Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come... non so... come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. O quella era la tua di morte. Capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Sai perché? La cosa peggiore è quando ti cambiano l'identità e non ti accorgi nemmeno di essere diventato qualcun altro. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Ti accorgi che quello che stai facendo a me è la stessa cosa che l'Arasaka fa nel Mikoshi? Sì, lo so. E voglio sistemare le cose. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo.
Sai cosa? Ho la sensazione che sia il lerciume a farti eccitare. Scommetto che vedi di peggio in quei lussuosi appartamenti di città. Sì. Ehi, tu, sei seduto nel posto sbagliato. Questo non è un bar. Guarda chi c'è. È il nostro. Alzati, facciamo un giro. Ehi, lasciatele in pace, pendejos. Vi, insegna a quegli stronzi come ci si comporta nel mio bar. Sono affari tuoi. Avete sentito quello che ha detto Pepe? Fatevi un giro. Chum, levati dal cazzo. O ti ficco una lama nelle costole. Provaci, idiota.
Forza, vediamo quanto va. La cosa si fa più interessante, cazzo. È ora di fottere qualcuno. Cazzo, l'ho troppo fatto per questa meta. Parto. Ma cosa è successo? Eri finito nei guai. Ora sei a posto. Maledizione, scusami, io credo di aver bevuto un po' troppo. Cazzo, che nottata. Perché mi hai aiutato? Sono così interessante. Perché ti avrebbero pestato, o peggio. Questa cazzo di città, le persone. Io sono qui che mi faccio gli affari miei. Se non fosse per te, io... Ecco, per il disturbo. Il resto... ce l'ha il barista, il resto. Sembravano squali che puntavano la preda. Se tu non fossi intervenuta, sarebbe potuta finire male. Non tutti gli eroi portano un mantello. Che ne dici di un brindisi alla tua salute? Offre la casa. A me non otterrai niente, quindi fate un giro. Non rifiuto mai un drink gratis. Alla buona sorte e alla prosperità. Giornataccia. Puoi dirlo forte. Ho fatto un turno doppio, senza pause. Fai gli straordinari per qualche soldo in più? No, è solo che non voglio tornare a casa. 10 anni di matrimonio, sai? 10 anni e all'improvviso non le basto più. Strozza. Deve andarsi a cercare un po' di svago alternativo. A ogni modo, visto che hai parlato di soldi, non è che ti andrebbe un lavoretto, eh, Vi? Pago bene. Dimmi tutto. Riguarda mia moglie, ok? Si chiama Cynthia. Mi sta tradendo. Ne sono sicuro. L'unica domanda è: con chi? Posso lasciarmi divorare dal dubbio oppure assumere una come te. Sarà un lavoro da una serata al massimo. Dovrò tenere d'occhio tua moglie, seguirla in città. Dov'è adesso? Lavora qui vicino. Ti do l'indirizzo. Conoscendola, sarà in pausa sigaretta. Fuma come una ciminiera. Come tanti qui. Aspetta, oggi indossava una giacca rosa e... aveva una borsa blu, credo. Variopinta. Le è sempre piaciuto vestirsi bene. Compra una donna qualcosa di carino per il suo compleanno e il suo anniversario. E cosa ottieni in cambio, eh? Sicuro che ti stia tradendo? Iniziamo con il fatto che rientra sempre tardi dopo il lavoro. So che mi sta mentendo. Una sera ho chiamato il suo ufficio e lei non c'era. E poi abbiamo un figlio, sai? Beh, non mi assomiglia per niente. Capelli diversi, occhi diversi, tutto diverso. Una volta era più facile verificare queste cose, ma con le tecnologie di oggi c'è modo di fregare qualsiasi test. Vuoi sapere con chi si vede? Per quale motivo? Per quale motivo? Che razza di domanda idiota è? Una semplice. Rispondi. Voglio guardarlo negli occhi e chiedergli cosa si prova a scopare la moglie di un altro e a rovinare un matrimonio felice. Ok, d'accordo, ci sto. Sei la mia salvatrice, V. Significa molto. Bar malfamati, tradimenti, donne seducenti. Sembrava la trama di un film noir. Pepe era abituato ad ascoltare le lamentele dei clienti, ma ora era lui a doversi togliere un peso dalla coscienza. Era sempre la solita storia. Una moglie infedele in una città in cui tutto era incerto. Hai finito? Sto cercando di concentrarmi. Necesitas un riñón nuevo. Consigue el tuyo ya en la clínica de Milt Naumann.
Arrivai sulla scena. Cercavo la donna con la giacca rosa. La donna dal passato sordido. Smettila subito. Signora in rosa, ammaliatrice di uomini, incorniciata da un alone di fumo di sigaretta. La seguì. Sperando che il narratore chiudesse quella cazzo di bocca. Mi avvicinai troppo, spaventando la signora. Dovevo fare attenzione. Lo so. Donna si guardò attorno. Qualcosa la opprimeva. Forse era il mio sguardo. Se continui così, vomito. Racconta quello. La donna passò davanti a un barbone, tenendosi a distanza. Non voleva sporcarsi i vestiti. La sua coscienza era già abbastanza sporca. Sul serio, che cosa ti ho fatto? Mi avvicinai troppo, di nuovo. Qualcosa mi attirava verso di lei, come un magnete. Oh, smettila. La signora scomparve nelle viscere di un edificio prossimo a crollare. L'aria puzzava di smog e tradimento. Oh, forse è un bene se sto morendo. Bene. Ehi! Ehi tu! Che stai facendo? Cazzo, Cynthia! Ti avevo detto di non farti seguire. Mi manda tuo marito. Sospetta qualcosa. Cosa? Vedo che aveva ragione. Aspetta, no! Come pensi? Posso spiegare? Coraggio, sentiamo. Ok, innanzitutto lui non è il mio amante. È il mio bisturi, specializzato in chirurgia plastica. Uno specialista? In questa topaia? Senti, lo so. Ho avuto un incidente qualche anno fa. La famiglia della vittima, del paziente, non mi ha perdonato. Per questo lavoro qui. Aspetta, che mi dici di tuo figlio? È quello il problema. Io non avevo questo aspetto. Mi sono rifatta tutta, pelle, capelli, occhi, tutto quanto. Solo che, non puoi ingannare la genetica. Per questo nostro figlio sembra diverso da quello che pensa Pepe.
Non perché non sia il padre, ma perché... perché io sono completamente diversa da quello che ero. Ma perché? Perché l'hai fatto? Secondo te perché... per noia, perché ero una troietta ricca e viziata? Abbiamo tutti i nostri segreti. Qualcosa da voler dimenticare o lasciarsi alle spalle. Io ne avevo parecchi e non posso condividerli con nessuno, neanche con mio marito. So che avrei dovuto dire tutto a Pepe, ma non c'è mai stato il momento giusto. E ora che sono di nuovo incinta, non era previsto. Ti prego, digli che... Sì? Non lo so. Non so cosa dirgli. Che mi dispiace molto. Che la vita è un dramma senza senso, ok? Ora va via. L'ultimo punto è assolutamente vero. È fatta. Ho seguito tua moglie. È andata in un appartamento fatiscente. L'aspettava un uomo. Lo sapevo. E? Che altro? Lo sapevi, eh? Non sapevi nulla. Non ti ha tradito. Almeno non nel modo che pensi. Eh? In che modo, allora? Andava da un bisturi per farsi controllare. La sua pelle, i capelli, gli occhi. Tutto impiantato. Ogni singola parte. Quindi mio figlio, per questo è... Esatto. Oh, Cristo santo. Come ha potuto tenermelo segreto? A suo marito. Per 10 fottuti anni. Non è per la pelle o per tutto il resto. È che mi ha mentito. Come diavolo faccio a fidarmi di lei ora? Ok, sì. Cynthia ti ha nascosto delle cose. Sì, ti ha mentito, ma... quella donna ti ama, idiota. Sai quanto è raro in questa cazzo di città? Se fossi in te, la perdonerei. Sai? Sì. Sì, forse hai ragione. A ogni modo, grazie. Questi sono per te, per il disturbo. Bravo, Pepe. Stammi bene. Il silenzio cadde sulla città come un lenzuolo bagnato, ovattando nelle urla. È ora di riposarsi, pensai. È ora di bere. Sì, stavolta hai ragione. Finalmente qualcosa di sensato.
attenzione. Stavo proprio pensando a te, prima che tu me lo chieda. No, non indossavi i vestiti. Ho sentito che c'è stato qualche casino a Japantown, alla parata. Ecco, è stata colpa mia. Non chiedermi come, ma appena l'ho sentito sapevo che c'eri di mezzo tu. Volevamo solo parlare con Anako, ma la situazione è un po' degenerata. Corporativi, che ti aspettavi? A parte quello, tutto bene? Ma sì, come al solito. Preferisco che mi parli di te. Carne sintetica! Provala subito!